Buongiorno. Ci sono molti libri che parlano di pittura, cioè biografia di pittori, e poi naturalmente critica, filosofia dell'arte. Poi ci sono libri che trattano la vita, mettono al centro della propria narrazione un'opera. Penso per esempio al ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, oppure una sorta di biografia romanzata come quella di Mugan su Gauguin, La luna e i sei soldi. Però a mio avviso c'è un libro che non parla di pittura, è pittura. Mi riferisco all'antologia di Spongrive di Edgar Lee Master, il quale traccia dei brevi ritratti di un realismo non retorico così incisivo, così preciso, che ti sembra di vedere quelle persone nelle brevi azioni che vengono narrate. Ci sono tutti questi ritratti che alla fine costituiscono un affresco globale che è veramente estremamente suggestivo, estremamente affascinante. Cioè che si immagina, dopo aver letto questo libro, si resta la tentazione di rileggerlo più volte, ma si ha come l'impressione di conoscere questa Spongrive. Non so se esiste questo luogo e questi personaggi così incisivamente descritti, che sembra, ripeto, è una realtà più reale del reale. E quindi penso che questo sia una grande lezione di letteratura e di arte. Purtroppo oggi l'abbiamo rilevato in altre occasioni, si è perso il senso, il significato anche della letteratura. Cioè, qual è la differenza tra un illustratore e un pittore, un artista? L'illustratore presenta una realtà precisa, magari anche con dettagli, cioè chiarisce per esempio i manifesti pubblicitari e altre cose. Il pittore invece descrive una realtà immaginata e l'arricchisce di significati che sono particolari. La stessa cosa avviene in letteratura per certi versi, perché la letteratura non dovrebbe essere, come in effetti è, soltanto un documento storico. Ormai vengono scritti libri usati come una sorta di mazze, no? Per battere su un problema, cioè il femminismo è in primo piano, i testi femministi e intimistici che sono di una tristezza infinita. Ecco, ma tutto questo, a prescindere dalla realtà, dall'efficacia narrativa, eccetera, è comunque una riduzione della letteratura. Perché la letteratura dovrebbe essere non valutata per il contenuto, ma per la forma, esattamente come la pittura. Per la forma in cui vengono descritti i fatti, come viene narrata la realtà, la psicologia dei personaggi, il famosa frase ormai stantia di Madame Bovary, c'est moi, no?
questa realtà non sono più trattate in questo modo. Cioè, la letteratura o è di un solipsismo terrificante in cui sembra che chi narra abbia la convinzione che il proprio destino, la propria vita abbiano un enorme valore nell'economia dell'universo, no? È vero che tutte le vite sono importanti, tutte le vite, nessuno vuole essere riduzionista, vuole denigrare, però resta il fatto che la letteratura per sua natura è forma, è narrazione, il modo, si diceva le belle lettere, no? Ecco, oggi anche questo aspetto della cultura mi pare sia in gran parte perso, perché quello, a parte il contenuto, che spesso l'abbiamo detto e ripetuto, i libri che hanno successo sono spesso libri pornografici o parapornografici, sono libri che trattano un tema del tipo, per esempio, il femminismo. È chiaro che le femministe vanno, anche le opere teatrali, tipo Dialoghi con la vagina, non mi sembra proprio il massimo della letteratura e della educazione culturale dei ragazzi. E tutto questo, secondo me, si traduce poi in ulteriore peggioramento di quella che è la percezione della società, delle situazioni. Noi viviamo in un mondo assolutamente degradato. Cioè, dicevo, il potere femminile coincide con il degrado, cioè le madri che uccidono i figli, che li vendono a pedofili, le maestre che seducono gli alunni, le assistenti sociali che fanno del mercinomio con i bambini, togliendole alle famiglie e dandole lì per ricavarne dei guadagni. La situazione è questa. E quindi la letteratura di queste cose può occuparsene come narrazione, ma allora diventa una sorta di diario contemporaneo, no? Quando si fa della letteratura, in qualche modo si esce dalla normale. C'era, per esempio, negli anni 30-40 in America, gli scrittori narravano anche loro dei problemi del tempo, della, per esempio, Lewitt scrisse sui macelli americani, il modo inumano come venivano trattati gli animali, ma rimaneva per esempio il furore di Faulkner sulla vita delle miniere. È comunque una grande opera d'arte, perché va oltre quella che è la narrazione storica, ha dei contenuti letterari profondi. Ecco, Lee Master è rimasto, è su questa linea. Lee Master, senza retorica e senza trascurare nulla, narra una realtà, ma lo fa in un modo coinvolgente, poetico, pur essendo realista. Cioè, un realismo poetico è una gran bella cosa quando si riesce a realizzare. E quindi il parallelo tra pittura e letteratura ha una certa qualche realtà, perché anche la pittura, nelle sue forme migliori, è in fondo una forma di narrazione, è una forma di dice più di quello che rappresenta, paradossalmente. La stessa cosa avviene con i romanzi, avviene con... Quindi trattano, c'è questo aspetto storico, esattamente come in pittura. Cioè, la pittura rappresenta, certa pittura, l'abbiamo detto, per esempio Tiziano quando rappresenta Carlo V a cavallo, cioè noi non sapremmo la fisionomia di questo imperatore se Tiziano non avesse riprodotto così. E così anche la letteratura, quando narra, per esempio, Papà Goriot, è un ritratto di un'epoca che chiarisce molto bene le difficoltà di una società che
che sta crescendo da un punto di vista economico del benessere e sta crescendo questa conflittualità sociale. E quindi tra i critici d'arte i migliori sono i poeti, pensiamo a Baudelaire. Baudelaire è stato uno dei primi critici d'arte, proprio perché interpretava e descriveva le opere captandone, percependone le sfumature importanti, no? Oggi poeti, insomma, sono un po' come tutto il resto, i critici d'arte sono tutt'altro che poeti. Quindi vi è questa deriva continua di cui non mi pare che ci sia la percezione, non ci sia la consapevolezza, la coscienza di ciò che ci circonda. Non so se è assuefazione, se è questa crescita esponenziale del cinismo. Ecco, Lee Master nel suo Spongriver tratta anche queste cose e descrive situazioni di profonda ingiustizia sociale e lo fa in modo drammaticamente umoristico, no? Per cui si resta coinvolti, si vede questa figura che lui tratta, si vede questo soggetto che lui descrive, no? Ed è secondo me è una delle opere più significative della letteratura americana, forse più di tante che vengono forse sopravvalutate. Invito a leggere questo, per chi non l'ha fatto, penso siano in molti, no, comunque invito a leggere questo Spoongriver di Edgar Lee Master, perché sicuramente è un'esperienza estremamente positiva. Oltretutto poi in genere è arricchito dalla presentazione di Cesare Pavesi e della Pivano, che è anche lì un tracciato di un'epoca nella quale vi era ancora una forte dose di ottimismo, vi era ancora una speranza, vi era ancora una prospettiva di un futuro e vi era ancora la volontà e la possibilità di lottare perché questo futuro si avverasse. E lo faceva l'arte, lo faceva la letteratura, ma in forma non diretta, non con manifesti propagandistici. Certi libri sembrano esattamente manifesti propagandistici, oltre il cattivo gusto che esprimono. È un po' come anche i film, per esempio, se noi partiamo dai film di Orson Welles, Il terzo uomo, Il quarto potere, La signora di Shanghai, e vediamo i film di oggi, dico Welles, potrei citarne altri ovviamente, e vediamo i film di oggi così pesantemente volgari, ecco, che riflettono la dominanza anche qui del femminile nel mondo, perché è chiaro che il fatto che la società abbia questa deriva comportamentale e culturale in qualche modo viene riflesso anche in tutte le opere letterarie, filmiche, eccetera. Perché? Perché è un po' perché chi produce queste opere è direttamente coinvolto nelle dinamiche e nelle tendenze sociali, un po' perché in qualche modo è tenuto a descrivere queste realtà che esistono. Ecco, il problema è capire come fare per andare davvero in controtendenza, e qui è un problema molto serio. E certo, leggendo i libri di un tempo belli e consolanti possono indurre da una forma di rimpianto, ma certo non offrono gli strumenti per risalire la china, per correre ai ripari, anche perché c'è ormai questo darwinismo sociale, femminista, scatenato, per cui mentre la società, mentre i ragazzini sempre si drogano 9 anni, immaginiamoci, e fanno bullismo, microcriminalità, prostituzione e quanto altro
di più, cioè le donne sono solo capaci a reclamare sempre più potere, sempre più visibilità, sempre più diritti, non si capisce bene neanche a cosa si riferiscono, ma comunque è un fatto che questa è la loro propensione. Ecco, io parto da Lee Master e poi finisco sempre per parlare di attualità e di politica, ma perché mi pare inevitabile. Mi pare inevitabile perché, come ho detto tante volte, l'arte è politica e la politica riflette l'arte, mentre l'arte non determina più la politica, neanche la letteratura. E quindi c'è questa discrasia tra una forma di società che non trova più se stessa e l'incapacità degli autori immersi in questa realtà non sono in grado di prendere un minimo di distanza per poterla descrivere veramente e quindi rendere più efficace le loro narrazioni. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.